Bentornati in un nuovo appuntamento con le Fantamagus Week News. Oggi siamo da Milano. Da Milano, sì, dal negozio di Milano. Abbiamo Davide e Kagome. Che ciao. Ciao. E vi presentiamo come al solito le novità ludiche della settimana. Sì. Davide, inizi tu oggi? Comincio io. Allora, questa settimana sono arrivati da parte di Genos i Penny Papers. Sono dei giochi roll and write. Uno si chiama Skull Island. Uno Valley of Viracocha. Cioè, anche settimana scorsa avevo il gioco. No, due settimane fa il gioco, che non so dire il nome. Sì. Ed è Temple of Apicabu. Facili da pronunciare. La prossima volta li fai tu questo. La prima parte del gioco è riuscire a pronunciare esatto. Il titolo. E il gioco è finito lì. Che sì. A pronunciarlo meglio, esatto. Indovina. Allora, sostanzialmente sono dei giochi roll and write. Per chi non conoscesse i giochi roll and write, sono quei giochi dove si lanciano dei dadi normalmente, e poi oppure sono dei giochi dove appunto si disegna sopra una mappa su dei foglietti e poi in funzione di quello si guadagnano dei punti. Qui ne ho uno aperto che è appunto quello del tempio, l'avventura del tempio. Come vediamo, abbiamo all'interno il blocchettino, abbiamo e un set di dadi. I set di dadi nel caso delle tre avventure cambiano. In questo gioco sui tre dadi sono segnati le chiavi, poi ci sono questa faccia colomino e la mummia. Sono tutti dadi speciali. Esatto, quindi. Dadi speciali più ovviamente i classici numeri che troviamo su tutti i dadi. Questa è il blocchettino. All'interno avete 100 foglietti, avete all'interno, e la possibilità di guadagnare punti è in funzione di come andremo a distribuire sostanzialmente il lancio dei dadi. Farò un semplice esempio. Qua sotto, per esempio, ci dice che si guadagnano punti a fine partita. Ovviamente bisogna completare tutto il blocchetto. Quando sarà completato tutto il blocchetto, si potranno contare i punti. Facendo una determinata sequenza si guadagneranno un punto, mentre invece mettendoli tutti vicini uguali, quindi se metteremo 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, si guadagneranno degli altri punti. Qui c'è il teschietto, in funzione di quanti teschi ci sono poi sulla mappa avremo più o meno due punti. E sostanzialmente la caratteristica poi di questo gioco è che quando si lanciano i dadi non soltanto si prenderanno i dadi singoli, ma bensì si potrà fare anche la somma dei dadi. Quindi non so, c'è un 2 e un 4, posso prendere due dadi e fare 6. Quindi ogni giocatore sceglierà lui qual è la combinazione da fare. È un gioco in simultanea, quindi tutti quanti i giocatori possono giocare. Alla fine i Roll and Write comunque stanno avendo un grandissimo successo. Continuano a uscirne. Esatto. Hai provato? È una domanda su questo. Per quanti giocatori ha? Allora, questo puoi giocare fino a quanti foglietti hai. Quindi abbiamo 100, possono giocare 100 giocatori contemporaneamente. Quindi vai in Piazza Loreto, lanci i dadi in mezzo a Piazza Loreto, per chi non fosse di Milano, Piazza Loreto, vabbè, è una piazza veramente molto trafficata. Si lanciano i dadi e tutti quanti contemporaneamente devono vedere appunto il risultato e ognuno sul proprio foglietto devono scrivere. Cioè, poi praticamente se hai un gruppo di anziani del tipo del bingo, sì, esatto. Invece del bingo gli puoi proporre questo. No, beh, comunque sono belli anche perché se hai gruppi numerosi riesci a coinvolgere tutte le persone che vuoi contemporaneamente a giocare un gioco comunque un po' intelligente, perché è sempre un puzzle game, no? Cioè, sempre un gioco. Comunque se ne compri 10, fai 1000, fai un flash mob. Praticamente organizzi un flash mob tutti quanti insieme a disegnare. Va bene, bella idea, però flash mob di Roll and Write, giusto. Potrebbe essere un nuovo evento di Fantasma. Sì, proviamo a fare i dadoni così con uno schermo gigante. Ma sicuramente che veramente a telecamera schermo gigante tutti quanti segnano. Potrebbe essere interessante. Ok, allora vado anch'io con un gioco leggero, un po' semplice, trasportabile, con tre dadi come il mio. Con tre dadini, così, ecco, questo qui, cioè, Warcry. Scatolona che praticamente la potete anche usare per fare sollevamento pesi, per chi va in palestra. No, scherzo, allora, cos'è Warcry? Ma l'avrete già intuito. Grido, non so, di battaglia, non so. Non è piangere. No, ho sbagliato. Teoricamente sì, Cry è piano. Sì, introducibile, dai. Sì, vabbè, pianto nella battaglia. Volevo metterti in difficoltà. Pianto, vabbè, comunque, è sto scatolone qui. Chiaramente stiamo parlando di un prodotto di GV, della linea fantasy di GV, quindi Age of Sigmar.
ed è per chi ce la fai, perché sì, è pesantissima. Allora cerco di riassumervelo così: per i giocatori un po' più anziani tra di voi vi citerò Mordhain, ok? Chi ha avuto l'occasione di conoscere Mordhain, qui dentro ci ritroverà alcuni elementi tipici di quel gioco. Quindi è un gioco a bande su uno scenario, come vedete, tra l'altro bellissimo, hanno creato degli scenari veramente belli, comunque una mappa contenuta in cui ci saranno degli obiettivi da andare a raggiungere. E per invece i giocatori un pochino più nuovi di voi vi citerò Kill Team, che invece è stato fatto per l'ambientazione 40.000. Questo, diciamo, che fonde un po' queste due esperienze e le arricchisce anche con una, diciamo, propensione maggiore verso la creazione di vere e proprie campagne narrative, perché potete giocare il gioco anche, diciamo, in una versione campagna, una versione in cui create una storia della vostra warband e la mandate, cioè nel senso le varie partite che giocherete saranno quindi collegate tra di loro, e diventa un po' una specie di gioco di ruolo, cioè una specie di gioco comunque con elementi narrativi forti. Gioco che Games Workshop ha detto che supporterà pesantemente. 9 saranno le fazioni. Sì, ci sono 9 fazioni per adesso. Sono tutte bande. Questa è un po' l'ambientazione del caos. Praticamente ci sono tutti i varie bande legate, comunque tutte le fazioni varie del caos, che combattono tra di loro per andare a ricercare. Insomma, c'è tutta la storia. Non stiamo a approfondire tantissimo. Comunque, nella scatola base sono comprese 2 bande, ovviamente, oltre a tutti i dadi, diciamo, il regolamento e lo scenico. Esatto, Iron Golem e Untamed Beasts. Esatto. Poi ho visto che ne hanno già annunciate diverse. In totale, appunto, saranno 9, almeno in questa prima ondata di uscite. Allora, l'uscita, ricordiamo, non è questa settimana, quindi se vedete la puntata non sarà questo sabato, ma il 3 di agosto. Sì. Ve l'abbiamo fatta vedere. Questa qua è una scatola demo che gentilmente ci hanno concesso, appunto, da far vedere. Quindi non venite in negozio in queste settimane perché non ne abbiamo. No, e però potete venire a prenotarlo. Esatto, l'abbiamo fatta vedere appositamente perché poi dopo incominciano le vacanze. Sì. E questo poi è un gioco da mettere in valigia. Sì, questo qui sicuramente. Allora, spoileriamo, in settimana uscirà anche un video con le nostre proposte per i viaggi, per i giochi da viaggio da mettere in valigia. E Davide voleva proporre Warcry tra i suoi giochi da viaggio. Giochi che dai 4 kg in su. Esatto. Quindi, mi raccomando, questo qui vedete, fate una valigia a parte, pagate il supplemento in un trolley e lo portate. Quelli low cost, esatto. E poi da 9,90 euro e sono 119 per trasportarlo. No, però veramente, se vi interessa, magari venite a prenotarlo, perché è uno di quei prodotti di GV che di solito poi va esaurito velocemente. Sì. No, almeno più che altro l'edizione italiana, perché il problema sono sempre quello. Magari devono farlo orientare al ristampa, perché questa qua è una scatola totalmente localizzata. Quindi quello, perché è un sacco di roba. Perfetto, vado sempre avanti io e vi devo annunciare che in settimana ci arriverà anche l'anteprima dei nuovi mazzi, quindi dei nuovi capitoli del gioco di Sherlock investigativo di MS Edizioni. Qui ve ne faccio vedere uno della precedente edizione, sì. E invece adesso a video poi vi metto quelli nuovi. Ne esce quindi la seconda serie, noi li avremo in anteprima dal fine settimana. Sì, esatto, questo fine settimana ci saranno degli eventi, quindi Famagus Monza è appunto uno dei negozi che li farà provare. Praticamente i 3 titoli nuovi si chiamano L'eredità del padrino, 13 ostaggi e Propagazione. Come notate dai simbolini sotto, anche per questa nuova edizione MS ha pensato di coinvolgere alcuni dei più noti youtuber o comunque blogger, diciamo, di riferimento per il mondo del gioco da tavolo italiani, che praticamente hanno prestato la loro voce e reggono l'introduzione delle varie storie, eccetera. Quindi è sempre una cosa molto carina che ti puoi fare introdurre il gioco da una voce, insomma, conosciuta, diciamo. Ok, hanno avuto, almeno da me sono andati
Benissimo. No, sono andati molto bene. Perché sono comunque dei bei giochi di indagine, diciamo, costano poco, sono facili, ecco, questi sì, facilissimi da mettere veramente in valigia, da trasportarsi, hanno una meccanica interessante e ecco, questo sicuramente è un ottimo prodotto. Quindi se volete magari andare, prima di partire per le vacanze, volete magari qualche gioco investigativo super trasportabile, venite a scoprire la nuova serie di Sherlock. Continuiamo un po', diciamo, sempre con dei giochi di ruolo narrativi. Narrativi, esatto. Allora, è uscita l'espansione Caverne degli Scavi Coboldi del gioco Four Against Darkness che avevamo visto precedentemente. Ha avuto un leggero successo questo. Davvero, è andato subito in ristampa quindi è uscita la 19. Sostanzialmente in questa avventura per primo e secondo livello c'è questo avventuriero che è sparito mentre investigava sulle attività appunto di questi coboldi e gli avventurieri lo devono trovare. Caratteristica di questa avventura è una prima parte in cui c'è un dungeon già pregenerato, mentre invece nella seconda parte dovrete in realtà costruire il dungeon come spiegato nella prima, diciamo, nel manuale base. Quindi sostanzialmente nuova avventura, 7,90€, primo secondo livello per Four Against Darkness. Ok, andiamo avanti con un'espansione anche qua per un gioco narrativo comunque. Arriva intanto velocissimamente rispetto alla precedente, si vede che poi forse ad agosto, non so se ci sarà una pausa, ma comunque è arrivato molto velocemente il quinto, credo che dovrebbe essere il quinto chapter del nuovo ciclo, circa uno nei 15 giorni sono usciti molto in fretta. Insomma, stiamo parlando del nuovo chapter per Arkham Horror Living Card Game. Si chiama Al cospetto del trono nero e porta avanti la campagna Circolo Spezzato che si sta concludendo praticamente, sta arrivando alle ultime battute. Quindi. Poi invece avrete visto Cranio Creation, questo sacchetto, che cos'è? Allora, c'è scritto Cranio Revival Games. Allora, come si fa ad averlo in omaggio? Perché questo i negozi Fantamax lo regalano a partire appunto dal 19 di luglio. Lo si fa acquistando due giochi che sono Incognito, Terranova e Tigre d'Offrate. Ovviamente non sono titoli nuovi, quindi infatti lo dice anche la parola Revival, sono dei giochi che valeva la pena ripresentare perché in mezzo a queste uscite continue che noi ormai facciamo vedere anche settimanalmente, purtroppo a volte alcuni giochi, anche se validi, vengono, insomma, si perdono un po' nella miriade di titoli. Certo. Ovviamente sono tutti giochi a prezzo ribassato, quindi non so, un Mini Incognito viene 9,99, mentre un Terranova 19,99 sono stati ribassati di molto, quindi potrebbe essere effettivamente l'occasione di comperarli in questo momento e c'è la promozione, poi ovviamente anche questi qua finiranno e poi non si troveranno più, per avere nella propria libreria comunque dei giochi estremamente validi. Adesso è invece il turno di Kagome, che questa settimana noi ormai invitiamo settimanalmente perché ci facciamo parlare un po' del gioco che ha giocato durante la settimana. Anche qui un po' revival, ma non troppo. Penso che comunque... Beh, settimana scorsa gli avevamo dato un gioco che uscirà tra tipo 10 mesi. Esatto. Questa volta gli abbiamo dato un gioco che è già uscito. Allora, ha provato Hero Realms. Allora, vuoi magari parlarcene brevemente? Sì. No, noi l'abbiamo già spiegato, però per chi non avesse seguito altre puntate non lo rimandiamo. Sai come i fumetti, quelli Marvel? Vai a vedere l'uomo ragno 340. Negli episodi precedenti. Così almeno rinfreschiamo un attimo, esatto. Memoria, o chi non lo conoscesse lo può sapere. Allora, è un gioco di deck building di 20 minuti a partita più o meno. Cioè, lo scopo principale è quello di sconfiggere i giocatori azzerando i loro punti vita, quindi vince fondamentalmente l'ultimo giocatore rimasto attivo. È un gioco che mi è piaciuto perché comunque appunto sei molto attivo anche con gli altri giocatori, riesci a interagire con loro e quindi il gioco l'ho vissuto in modo molto più
Molto più anche più personale in realtà, cioè, poi quindi c'è sostanzialmente tu dici rispetto magari a dei building game tipo non so Dominion, esatto, vuoi sì, dire, sì. dove c'è invece una fase dove ognuno gioca un po' per conto sì. suo e fa i punti in, diciamo a fine partita si calcolano le basi sì. oppure rispetto non so a quale altro gioco diciamo che magari puoi paragonare in versione multiplayer magari tipo Bang? Sì, però Bang da quel punto di vista mi è piaciuto di più, nel senso che questo qua è il difetto che quando uno di, cioè come Bang ha il difetto che quando un giocatore viene sconfitto, quindi non ha più punti e fuori, deve aspettare che tutti gli altri la fine della partita. Esatto. Quindi diciamo che Hero Realms lo trovi più adatto a due giocatori. Sì, assolutamente. Rispetto che multiplayer. Mm-mm. Bene. Allora, no, beh, comunque se avete giocato sì. a altri titoli della serie Realms, sì, diciamo, Realms, esatto. Piccolo New Wars. E questo comunque le meccaniche poi sono similari a tema fantasy in questo caso, però insomma questo è. Forse una delle cose che lo differenzia un po' più dagli altri Realms, secondo me, è che se giochi con l'espansione puoi personalizzare il mazzo di partenza. Invece in tutti gli altri Realms il mazzo di partenza è necessariamente identico, sì, è vero, identico, è vero. Completamente identico tra uno e l'altro. Me l'ho dimenticato. È quella cosa un po' che lo rende forse un pochino più diverso certo. dagli altri. Non so se tu avevi provato anche altri Realms, no? Forse no? No. Ok. Quindi ecco, questo ok. Bene, quindi le novità di questa settimana sono terminate. Mm-hmm. Settimana prossima ci rivedremo e ce ne sono veramente tante. Sì, moltissime settimana prossima. E infatti pensavamo di fare una puntata dedicata ai consigli giusto per i giochi appunto da portarvi in vacanza eccetera, molto più leggera. Invece no, ci hanno riempito di uscite che escono praticamente a ridosso di agosto, e quindi la puntata speciale abbiamo pensato di mandarvela comunque durante la settimana, esatto. registrata in un formato un pochino più contenuto, e quindi la vedrete verso fine settimana credo, e quindi restate sintonizzati anche per questo piccolo appuntamento che trovate sempre sui nostri canali. Invece per Fantamagus Week News, con tantissimi giochi importanti, settimana prossima sempre di lunedì sulle pagine Facebook, e martedì sul canale YouTube. Ore 3:15:30. Ok, un saluto a tutti. Ciao. 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 Ciao.